Dupont L1 BS perché c'è la ghiera qui sopra che serve per chiudere e aprire il gas. For open and close the gas. In this position is open. In questa posizione è aperta. Non fa la fiamma. Il gas, controlliamo se il gas c'è. Il gas, c'è il gas, ma la fiamma non esce. Io ho perso la chiavetta per aprire, facciamo con la pinza. Posso aprire, come posso chiudere? È bloccato proprio, bloccato. Beh, dobbiamo aprirlo, vediamo che è successo. Per aprirlo si abbassa questa leva e si tira fuori il carrello esce da dietro, si tira fuori questo, si piglia un giravite adatto, si svidano le due viti, uno e uno due. Io faccio leva così per uscirlo. Ok. Ed è uscito. Qua abbiamo la leva, il gas, come vedete, non esce, pur essendo svitato. Perché? Perché si è bloccata la guarnizione sotto. Beh, questo c'entra. La guarnizione è questa. In questo modo dovrebbe uscire, ma non esce. Prendiamo una chiave giusta. Questo è bloccato, quindi svito l'ugello gas, c'è tutto. Questo è bloccato. Vedete? Questo si dovrebbe estrarre, ma è proprio rovinato. Bene. C'è la guarnizioncina. Questo foro è qui, è bloccato. Io controllo, esce, adesso esce, quindi era colpa della guarnizione che si era bloccata, a parte che è durissima. Questo dobbiamo controllare se la molla fa l'escursione, la molla funziona benissimo, perfetta. Io metto un po' d'olio, ma la molla è perfetta. Meravigliosa. Quindi vediamo perché. A parte ci sono i filtri che bisogna togliere. Si dovrebbero trovare tre filtri. Bloccati proprio. Un vero peccato.
ci ha messo una gomma questo signore. Questo è errato, questo è sbagliato, sbagliatissimo. Quindi ricomponiamo tutto. Vede? Adesso ha una sua mollecità perfetta. Perfetto. Ok. La guarnizioncina. Dobbiamo mettere almeno 3 filtri. È un vero peccato, però bisogna metterlo. Prima la guarnizione. Ok. Poi mettiamo i filtri. E va. Un po' rovinato al mezzo, questo è ancora nuovo, e così dovrebbe andare. Perfetto. Controllo il foro, perfetto, dovrebbe funzionare. Per introdurlo, per non fare cadere l'asse, io lo metto così. Normalmente questo sta a livello preciso, ok? Prendo l'ugello, lo metto qui. Beh, vediamo che fiamma fa. Questo lo metto qui. Adesso lo carichiamo. Tipo è giusto, mamma mia, è fortissimo. Devo provare a stringere, vedere, ma credo che era abbastanza bene. Anche perché così non chiude. In questa maniera non, la leva è troppo bassa. Vedete? La leva è bassa, deve stare più alta la leva. Però più alta esce più gas. Quindi bisogna aggiungere filtri. Io posso provare, ma credo che faccia un buco nell'acqua. Sì. È forte. No, non va bene. Bisogna aggiungere filtri. Oh, scusate, ho dimenticato la cosa più importante del mondo. Ho dimenticato la guarnizione al triangolino. Non potevo mai chiudere. Quindi,
triangolino, questo lo buttiamo, e l'ottone, l'avevo dimenticato, fa molto caldo qui, quindi rialzo questo di nuovo, prendo questo ma prendo un altro tipo, trovandolo, prendo quest'altro tipo, si è abbassato troppo, ok, ma è forte, lo sento, no? Non può andare, spadonami, troppo forte, ci vogliono i filtri, non ci sono discussioni, posso piangere quando voglio, ma ci vogliono i filtri. I filtri ormai mi stanno per finire. E non lo so bene se ce ne vuole un altro ancora. Ma comunque, proviamo così. Ok. Questa bomboletta disturba. Ho messo un O-ring normale qui, non... per forza ci vuole il bicchiere originale. Proviamo. Stesso livello. Ok. Chiudiamo la scatola con i ricambi, adesso non ci frega perché ci vuole la guarnizione, ok, poi ci vuole, aspetti un attimo, ecco qua, guarnizione e triangolino. Asse, bruciatore e leva. Ok, provare. Forte. Ma ci può stare forte. Adesso sembra buono. Chiudo. Giro. È forte, forte, forte. Sono arrivato. Forte. Ci vuole più filtro. Mi sembrerà strano, ma è così. Stavolta non ho dimenticato niente. Preparo il filtro. Sono rimasti tutti qui dentro.
capito. Allora, qua inizia una e mettiamo tutti i filtri di questo mondo. No, questo non è di lui. No. Allora, uno, due, due, tre, sembra più difficile, e quattro, quattro filtri, una rarità. Ok, ok, vediamo. Ok, siamo quasi a pari, ok, triangolino, nuovamente, ottone, bruciatore, anche alto, si può anche abbassare, sì. Provare. Forte, forte, forte. Speriamo che ci sia il bicchiere guasto. È sempre forte. Lo chiuderò di più usando però questo. Beh, così ho non è normale, sicuramente il bicchiere non va benissimo. Ora sì. Questa è la prova da fare per vedere se la leva funziona. Fate attenzione, se svidate troppo, questo alzandosi nel monoblocco abbassa l'altezza. Non sempre si può girare tutto. Vedete? Perfetto. Adesso si può anche rimontare. Bene, questa parte io l'avevo dimenticata, questo è il bicchiere che sta qui dietro. Ok, questa è la molla.
mettere da queste parti. Poi abbiamo questo, gli do una pulita. Bene, gli do una pulita con dell'alcol, tolgo le viti entrambi. Qui c'è la molla con il bistoncino. Come si mette? Questo si mette in questo modo. Questo si tiene così, questo si tiene in questo modo, si fa accoppiare, non so se vedete, vedete? Accoppio la molla, la ghiera, così, per farlo vedere l'ho fatto uscire. Allora, di nuovo questo qua, messo così, l'accoppio, poi lo giro, lo spingo e lo aggancio qui nella levetta, vedete la levetta? L'aggancio, dopodiché centro il foro della mola, prendo la vite, trovo il giravite, che non è sempre facile, e comincio a mettere almeno una vite. Giravite, questi qua scorrimento in questo modo, prendo questo, le vite abbastanza serate, 1, 2, dopodiché si prende la mola, ecco, è uscito il teflon del girapietrina, adesso si mette dentro. Questa si può mettere anche prima nel biere. Questo dobbiamo pulirlo un po'. Devo pulirlo. Questo si appoggia semplicemente dalla parte di dietro e si spinge in avanti. Cerco una pietrina che possa andare. Ma questa è una bella bestia. Ok, e adesso avviene la prova. Perfetto. E la chiusura. Perfetta. Mettiamo un altro gas. Bene. Posso anche alzarla volendo, la fiamma. Giusto. Chiusura. Perfetto. Abbiamo finito.